Il libro Maldi riporta un esempio molto semplice di come si calcola il lavoro in una trasformazione isobara. Basta moltiplicare la pressione costante per la variazione di volume. Qui abbiamo un gas che si espande a pressione costante, questo è il valore della pressione costante P, eccolo, e aumenta il volume da 2,9 litri a 5,3 litri. Quindi l'aumento di volume è la differenza fra questi due volumi, 2,4 litri. A questo punto possiamo calcolare facilmente il lavoro compiuto dal gas. Si tratta di un lavoro motore perché il gas si espande. Quindi basta moltiplicare la pressione per l'aumento di volume, però attenzione che Pascal e litri non vanno d'accordo. Dobbiamo trasformare i litri in metri cubi dividendo per 1000. Quindi 2,4 litri sono 2,4 millesimi di metro cubo. A questo punto Pascal per metri cubi ci dà joule e questo lavoro è circa 410 joule. Perché viene joule? Perché Pascal è newton su metri quadrati, poi va moltiplicato per metri cubi, quindi viene newton per metri. Newton per metri fa joule. Un'altra unità di misura del lavoro, utilizzata anche più spesso dei joule, è atmosfera per litro. Infatti avremmo anche potuto esprimere la pressione in atmosfere anziché in Pascal e lasciare l'aumento di volume in litri. Atmosfera per litro corrisponde a 101,3 joule, quindi è un'altra unità di misura di energia, atmosfera litro, che è un po' più di 100 joule. E perché atmosfera litro è 101,3 joule? Perché l'atmosfera è 101.300 pascal, ma il litro è un millesimo di metro cubo, quindi 101.300 diviso 1000 fa 101,3.